momento della politica e adesso siamo in compagnia della deputata di Forza Italia, Debora Bergamini, alla quale diamo il ben trovata a Mattina 9. Grazie, buongiorno. Grazie dell'invito. Buongiorno. Grazie a lei per essere qui. Naturalmente con lei parleremo di politica, quelli che sono gli scenari attuali. Se ci soffermiamo all'attualità, in realtà lo scenario politico è un po' precario, gli equilibri non sono molto stabili, per cui la prima domanda che mi viene di fare è proprio questa. Secondo lei il governo attuale reggerà? E se sì, per quanto tempo? Io credo che avrà moltissime difficoltà a reggere, perché si sono mescolati in questa alleanza di governo il diavolo e l'acqua santa. E ogni giorno noi stiamo vedendo che è difficile mettere insieme visioni del mondo radicalmente diverse. È difficile farlo per quello che riguarda la manovra, che di fatto è la legge un po' carta d'identità di un governo. È difficile farlo sul MES. Sul MES, esatto. È difficile farlo sulla giustizia, tema che tocca tutti i cittadini, tanto quanto la manovra. Uno tocca le tasche, l'altro tocca la giustizia e la libertà dei nostri concittadini. È difficile trovare una sintesi, abbiamo visto balletti scomposti, abbiamo visto andare avanti e poi retromarcia su tante decisioni. Insomma, un senso veramente costante di impermanenza, di instabilità, e questo non aiuta nemmeno la percezione dell'Italia fuori dai nostri confini, perché diamo l'immagine di un paese che non sa quello che vuole, non sa dove vuole andare, non sa garantire principi di base anche all'interno dei meccanismi europei, e quindi io vedo forti rischi. E non escludo, anche perché poi c'è il Pierino Matteo Renzi che con il suo Italia Viva ovviamente stuzzica costantemente la maggioranza, io non escludo che si possa arrivare ad una crisi tra non molto tempo. Ovviamente lì i partiti che oggi governano calcoleranno le loro convenienze, questo è l'aspetto meno edificante, se vogliamo, e valuteranno se rimanere in sella oppure no sarà più o meno conveniente. Non dovremmo vedere questo spettacolo, questo non dovremmo vedere questo spettacolo, naturalmente pochi equilibri per quanto riguarda la classe politica di oggi, ma in realtà pochi equilibri e dissidi interni agli stessi partiti, se possiamo dire, e dissidi interni anche all'interno del partito di Forza Italia. Chiedo se veramente è così e se il partito oggi come oggi ha trovato, quello di Forza Italia, una sua unità. Intanto io penso che possiamo dire tranquillamente che c'è un po' una crisi di identità di tutte le formazioni politiche, perché la politica è cambiata molto rapidamente in questi ultimi anni, il passo della politica è cambiato molto, oggi è tutto improntato alla velocità, le decisioni si devono prendere rapidissimamente, i social ci impongono un confronto costante, anche un ritorno costante delle opinioni, certo, sulle nostre decisioni, il che significa che decidiamo meno volentieri perché ci raccorgiamo di quanto spesso le nostre decisioni siano accolte male. Tutto questo. Poi c'è il tema del finanziamento pubblico ai partiti che è stato tolto e che quindi genera anche lì delle difficoltà, è oggettivo, non le possiamo nascondere. Tutto questo ha portato a una crisi di identità, proprio del funzionamento del partito politico. Se a questo aggiungiamo, ed è fisiologico che avvenga, io auspico che presto cambi questa dimensione, perché io sono convinta che abbiamo bisogno di un ritorno della politica, non di un ulteriore affossamento della politica. Quindi preciso, Forza Italia, come tutti gli altri partiti, attraversa una crisi di identità. Noi abbiamo portato avanti per 20 anni ed oltre una ricetta molto chiara, molto definita, apprezzata lungamente dall'elettorato italiano, una ricetta liberale, una ricetta moderata, una ricetta popolare di cui siamo stati per lungo tempo i migliori artefici. Ma non ci dobbiamo nascondere che anche per noi c'è una crisi di passaggio, una trasformazione che dobbiamo fare, perché abbiamo perso moltissimo consenso, come in tutti i partiti in crisi di trasformazione si creano diverse entità, diverse identità all'interno che discutono, dialogano nei casi migliori, non spesso sono d'accordo magari. Però io voglio sperare che anche per Forza Italia, come per gli altri partiti, questo vale per tutti, non lo dico indossando una maglietta, voglio sperare che questa trasformazione possa portare in positivo, possa ridare un po' di slancio. Possa portare unità, lei diceva giustamente si dialoga, però c'è chi probabilmente decide poi di andare via dal partito. E faccio riferimento ad esempio a Mara Carfagni, io le chiedo se secondo lei andrà davvero via da Forza Italia la Carfagna. Ma io dico che molti, considerando anche alcuni episodi pregressi, molti dei suoi movimenti a cui abbiamo assistito, che riguardano ancora una volta tutti i partiti, passaggi di casacca, certo, cambiamenti eccetera, ancora una volta sono un elemento fisiologico di questo momento storico. Per quello che riguarda Mara, che stimo, apprezzo,
Io non immagino che lei abbia intenzione di lasciare Forza Italia. Forza Italia è la sua storia, il suo DNA, quindi mi sorprenderebbe molto una scelta del genere. Non credo che naturalmente si respira la voglia di portare avanti un ideale e in questo periodo si vedono tantissime persone scendere in piazza e creare una, non lo chiamiamo ancora movimento politico, ovvero quello delle sardine. Anzi, a proposito, io volevo chiederle se lo stesso, quello delle sardine, potrebbe diventare un movimento politico, ecco, tutte queste persone accomunate da un unico ideale? Non lo so. Gli ideali si trovano facilmente. In generale guardo con rispetto alle persone che si organizzano per scendere in piazza e manifestare un'intenzione, un desiderio, una proposta costruttiva. E quindi ben vengano le sardine. A lei piace il movimento delle sardine? Non ne capisco il senso, non ho ancora capito benissimo che cosa, quale sia il loro contributo costruttivo. Trovo abbastanza singolare, anzi molto singolare, che si scenda in piazza per manifestare contro le forze di opposizione. Tendenzialmente, se si decide di scendere in piazza è perché si vuole magari criticare l'operato del governo, ma criticare l'operato dell'opposizione lo trovo, come dire, molto poco liberale, non ne capisco molto il senso, ma quindi sono molto perplessa. Potrebbe diventare, secondo lei, un partito politico? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro. Adesso in questa epoca è tutto molto destrutturato, è tutto molto fluido, è tutto molto veloce, nascono realtà che poi spariscono. Io auguro che se l'idea è forte, allora poi diventa conseguenziale e nasce qualcosa. Se invece c'è una strumentalità o una strumentalizzazione, allora niente nasce. Molto banale, però purtroppo ho imparato che in politica funziona così come nella vita. Una realtà sicuramente certa che ci riguarda da molto vicino è la corsa alle regionali che riguarderà tra pochissimo la Campania. E a tal proposito il centrodestra dovrà trovare un candidato comune alla regione. È stato secondo lei scelto o secondo lei c'è chi può essere individuato o chi possa essere? Secondo lei? Ma no, io credo che sia in questo caso non si vota soltanto in Campania, si vota per esempio anche nella mia regione, la Toscana e tante altre regioni. Io credo che oggi più che mai le scelte saranno frutto di una concertazione vera, reale e forse anche muscolare fra le forze che compongono l'alleanza. No, ho visto cose peggiori di queste, ho visto candidati, per esempio parlo della mia Firenze, dove si è votato quest'anno, ho visto un candidato essere scelto proprio entro il tempo limite. Certo sarebbe bello che ci fosse una costruzione diversa, però quando bisogna negoziare tra forze politiche che sono alleate, il tempo ci vuole. Quindi spesso meglio una decisione magari presa un po' dopo, ma ben ponderata e ben sostenuta, anziché decisioni prese con forte anticipo pur di essere prese, che poi non trovano il sostegno degli stessi rappresentanti della maggioranza. Per la campagna lei ha un'idea o comunque un preferito o una preferita? No, io non conosco così bene la situazione della campagna e quindi non mi pronuncio. Credo però è nella tradizione campana da sempre formare classi dirigenti di grandissimo livello. Questo lo dobbiamo dire della campagna. Quindi io, se posso dire, forse non saprei chi scegliere, nel senso che c'è una ottima classe dirigente, c'è un'ottima cultura politica in questa regione che nel corso della storia italiana abbiamo visto proporsi. E quindi il mio auspicio è che Forza Italia faccia la scelta più giusta per questa regione, perché il mio desiderio è che si torni, il centrodestra possa tornare a governare prestissimo in Campania e quindi ci vuole candidato più forte possibile. Senta, lei oggi è condirettrice del quotidiano Il Riformista, dove, quindi io le voglio fare una domanda sempre di attualità: dove sta andando oggi la stampa italiana, visto tra l'altro anche la recente acquisizione da parte della famiglia Agnelli del gruppo Espresso? La stampa italiana naviga in acque molto complicate, perché il modello di business del quotidiano ovviamente oggi è un modello molto complesso da portare avanti. Sappiamo tutti benissimo che le persone si informano in modi molto variegati, molto personalizzati, e quindi certo oggi anche accettare di condirigere un quotidiano che torna sul mercato è una bella sfida. Ci vuole stampa qualificata. Io magari una volta torno, se mi rinvitate, parliamo di questo certo. Specificamente, perché credo che una delle ragioni per cui siamo tutti molto meno felici, molto più frustrati, per cui la politica funziona molto male, è perché la qualità dei media, la comunicazione, non ha saputo reggere le sfide della complessità di questo tempo. E la sfida anche del digitale.
E anche la sfida del digitale, assolutamente. Io credo che se i media in generale avessero svolto una funzione un po' più matura, probabilmente questa frattura fra presunte elite e presunte masse che si è compiuta, questo non vale solo per l'Italia, non ci sarebbe stato, ci sarebbe stato in modo minore, quindi tutto si sarebbe tenuto insieme molto meglio. Invece cosa è successo? Che, e qui i media hanno una grandissima responsabilità, è diventato tutto molto muscolare, molto immediato, molto, molto semplificato. E non c'è poco stato... metabolizzato e razionalizzato. Se vogliamo anche. Poco metabolizzato, sicuramente il non capire, il non far capire è diventato forse più utile del far capire. Torneremo magari a parlare di questo argomento con lei, la rinviteremo sicuramente. Intanto grazie per essere stata con me a Mattina 9, ringraziamo la deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini. Grazie. Grazie a voi. Pubblicità.